Il premio Leonardo Battista Alberti è un premio che nasce in collaborazione col Comune di Mantova e il Politecnico di Milano, e abbiamo scelto quest'anno di premiare Carrillo da Grassa per la sua opera di straordinario valore architettonico, che, con la quale è riuscito a coniugare la sua matrice fortemente contemporanea valorizzando il patrimonio storico. Questo è un po', diciamo, il tema generale del premio Alberti, che quest'anno presenta la sua prima edizione e che ogni anno vedrà uno dei protagonisti dell'architettura contemporanea premiato, sempre con il tema della riqualificazione del patrimonio storico architettonico. Io vivo e lavoro a Lisbona. Qualche volta vengono qui nel polo di Mantova del Politecnico di Milano per insegnare o fare delle conferenze. La città di Mantova mi piace tantissimo, c'è un paesaggio molto particolare, bellissimo, e dopo ci sono tutti gli elementi che fanno una città attrattevole, possiamo dire, in tutto il mondo. Edifici bellissimi. Un spazio urbano molto intenso e pieno di vita, e tutto questo costruisce una città unica dove c'è molto interessante lavorare, riflettere e insegnare. Quello che per me come architetto è molto interessante è sempre diciamo, rivelare i valori che sono già presenti nei posti dove devo fare i miei interventi e le riflessioni sulle città e i paesaggi. E questo, per questo Mantova è una situazione un po' paradisiaca, perché le suggestioni sono tantissime, contemporanee nella storia, con tante cose che vengono sulla memoria quando arriviamo a Mantova e cominciamo a pensare in senso di città e di architettura.